Buon pomeriggio a tutti. Come al solito aspettiamo che tutti possano collegarsi. Come di consueto, la domenica ore 16, una diretta per raccontare una storia di un centro, anche di diversi centri di Srbija, in questo caso come vedrete. Ho perso la connessione, non so se Daniel mi sente ancora.
Eccoli, ci siamo. Luca, ci vediamo dentro. Ciao. Mi senti, Luca? Sì. Ah, ecco di qua, perché stai qua. Ok. Vedo solo me e non vedo nessuno. Adesso vedo... Sì, me. Vedo te. Andrea non lo vedo più. Ok, però andiamo in diretta. Oh, ma siamo in diretta, eh? Mi risulta siamo in diretta. Siamo tornati su quella? Sì. Ok, sì, siamo in diretta. Eccoci, ragazzi, scusate, un piccolo problema tecnico, il router è scoppiato. Quindi stiamo trasmettendo attraverso i dati del cellulare, ma vedo che è abbastanza lento. Sì, a posto, siamo online. Sì, allora sì. Aspetta, rimettiamo la sigla. Grazie ragazzi che ci avete aspettato. Ok, grazie che ci avete aspettato. Scusate, ma purtroppo ho spinto play e in secondi il router ha deciso di smettere di funzionare. Quindi ho provato a resettarlo e farlo ripartire, ma non è andato. E quindi siamo con una linea di backup. Però ce la facciamo. Comunque mi sembra che le cose funzionino al meglio. Allora, domenica 3 maggio, the day before after. No, quello era the day after, cioè, the day before the lockdown. Open, quindi domani si riapriranno i cancelli, speriamo bene, mi raccomando, fate i bravi. E oggi abbiamo una storia di quelle belle, no? Storia di centri di fisioterapia, una storia di quelle belle, una storia che è iniziata nel 2016, per caso, una storia che è iniziata per caso nel 2016, poi ce lo dirà il diretto intervistato, Luca. Noi non lo sapevamo questa cosa, ce l'ha spoilerato qualche giorno fa. Ce l'ha detta lui, è iniziato tutto per caso, ma adesso, visto il ritardo, il problema tecnico, io non aspetterei altro tempo, lo inviterei direttamente ad entrare qui. Ma con l'intervento dei super cattivi, di cattivo o dei super cattivi? No, quello super cattivi, vai. Ladies and gentlemen, Mr. Andrea Battella. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Tutto bene? Benissimo. Ti buongiorno senti? A tutti. Tutto regolare? Mi sento. Sì. Benissimo. Perfetto. Perfetto. Niente, che diciamo se va giù la connessione a Daniel, noi siamo persi perché lui è regista e tiene in piedi tutto questo sistema. A te l'ingrato compito, Daniel. Sì, adesso stiamo con la connessione del telefonino, speriamo che tenga per tutta la diretta. Bene. Quindi salutiamo tutti gli amici che si sono connessi, sono rimasti connessi con noi, abbiamo avuto questa partenza un po' indecisa, ma adesso sicuramente tutto quello che andremo a dire sarà utile per tutti. Una bellissima storia da raccontare, due ospiti insieme ad Andrea successivamente, due fisioterapisti del suo gruppo, di uno dei centri, che parleranno di un progetto specifico della spalla, possiamo dire, poi lo spiegheremo nel dettaglio. Però iniziamo dall'inizio, iniziamo dal percorso di Andrea, che è un percorso imprenditoriale in ambito sanitario, nella fisioterapia, proprio qualche giorno fa, quando ne parlavamo con lui degli inizi, di quando ci siamo conosciuti, ci ha raccontato un aneddoto del primo corso, che poi io non ricordavo la data, e lui mi ha detto, guarda, l'anno era quello, però 2016. C'è stato qualcosa. Che cosa è successo nel 2016? Ah, nel 2016, allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Niente, io praticamente inizio la mia, chiamiamola avventura, nel 2013 con l'apertura del mio primo centro di fisioterapia, insieme fisioterapia e riabilitazione motoria, insieme al mio primo socio che è Damiano Fiorucci,
Niente, partiamo con un'idea semplice. Noi siamo due preparatori atletici, facciamo sport professionistico, decidiamo di aprire questo centro. Volevamo aprire una palestra inizialmente, poi da una palestra ce ne erano troppe. Apriamo un centro di fisioterapia, ma non siamo fisioterapisti, sì che dovevamo per forza reinventarci, piccoli imprenditori, di un centro di fisioterapia che poi facesse anche riabilitazione motoria, però che comunque prendesse nel suo gruppo dei fisioterapisti. Quindi abbiamo aperto una struttura che per partire onestamente era una discreta struttura. Poi le cose andavano bene, quindi insomma siamo partiti con tre collaboratori, poi le cose abbiamo lavorato tantissimo perché mi ricordo i sabati, le domeniche, cioè non ci si fermava mai. Però eravamo proprio acerbi. Io personalmente ero molto molto acerbo per quello che era la gestione di un'attività. Poi nel 2014, cavallo tra 2014 e 2015, viene in mente di aprire una struttura, perché qui non c'erano strutture di medicina dello sport. La medicina dello sport era diventata un po' sulla bocca di tutti, sicché con un po' di fatica, quindi ci siamo messi sotto, sai, regolamenti, cose, regione e quant'altro. Apro l'unico centro di medicina dello sport qua della provincia di Massa Carrara, quindi facciamo medicina dello sport e cardiologia, insieme sempre al mio primo socio e altri due soci. Di lì, ecco, nella mia testa è scattata un po' l'idea che alla fine non mi accontentavo. Ecco, sono uno che alla fine non si accontenta e vuole sempre migliorare, vuole sempre crescere. Poi è chiaro che le cose vanno fatte piano piano, ma bisogna anche cogliere le opportunità. Quindi avevo l'opportunità di aprire un altro centro di fisioterapia, sempre con altre persone. Lì non avevo idea di niente, cioè non avevo idea di strategia, non sapevo cosa fosse. Niente, solamente il buon senso che magari mi ha dato un'idea di buon senso, chiamiamola così. Però ecco, quindi con tanta attenzione, poca esperienza, abbiamo iniziato a trovare un'altra struttura nella città di Massa. E poi un giorno per caso, allora a me mi arrivavano su Facebook, proprio come peggio di Booking, mi arrivava questa pagina: se è un fisioterapista, io magari ero curioso, andavo a vedere nei centri, nelle varie pagine di fisioterapia, nei vari centri di fisioterapia, e mi arrivava in continuazione, quindi voglio dire, merito a te, mi arrivava in continuazione questo: se è un fisioterapista, vuoi migliorare le tue conoscenze? Io tutte le volte bloccavo, levavo, ho detto ora lo blocco, perché continuamente mi martellava. Poi un giorno, era il 2016, mi ricordo avevo un appuntamento a Milano. Okay, quindi nel mentre stavamo pensando a costruire il terzo centro, ho un appuntamento a Milano, l'appuntamento a Milano mi salta, okay? Mi viene in mente che nell'albergo dove alloggiavo io a Milano, che era il NH Hotel, c'era quel disturbatore seriale che mi mandava 2500 richieste per partecipare ai corsi. Ho chiesto la sera prima, praticamente il pomeriggio, se potevo partecipare. Mi avevate risposto di sì, e così praticamente sono entrato nella vostra giornata, che era il One Day Tour, quello che facevate a Milano. Facevamo un giro per l'Italia e quella era la giornata di Milano. Abbiamo fatto diversi anni e tra l'altro ne abbiamo riattivato uno proprio in questo periodo, ma tutte le date sono state bloccate per via del Covid. Adesso vediamo di riprogrammarlo. E lì ci siamo conosciuti. E lì siamo conosciuti, ma io sono onesto, sono entrato molto tranquillamente, mi sono messo nell'angolo destro, me lo ricordo ancora, entrato l'angolo destro, ho detto magari questi qua sono tutti matti. E vabbè, dopo i saluti, dove convenevoli, ciao, io sono Luca Luciani, cosa faccio, cosa non faccio, penso che una delle prime domande che hai fatto sia stata: avete mai messo la testa nel buco del lettino? E lì dentro di me ho detto: ma allora, o è matto o dentro il buco del lettino c'è qualcosa di più. Comunque, per farla breve, in realtà lì poi è iniziata un'avventura, perché mi sono reso conto che questa persona che avevo davanti vedeva la sanità
in questo caso la fisioterapia, però io la collegavo alla sanità perché poi i miei obiettivi ovviamente erano anche altri, ok? Quindi nella mia testa c'era tutt'altro, però la vedeva totalmente diversa. Cioè, dava importanza alla sanità perché è quella è quella si fa, è quella è giusto che sia fatta con coscienza, con tutti i crismi del caso. Bisogna essere bravi perché è inutile che hai la costruzione più bella del mondo se poi dentro hai persone che non sanno fare il loro mestiere. Ovviamente la prima cosa parte dalla qualità umana dei professionisti più che altro il sapere dei professionisti. Però vedeva, onestamente vedevi la sanità da un altro punto di vista, che era quello che per me fino a quel momento lì non aveva visto nessuno. Cioè tutti facevano sanità e quello era il 100%. Invece mi sono reso conto, ovviamente poi sono uscito di lì, avevo un casino in testa, cioè ecco, avevo un casino in testa, ho detto vado giù, faccio, brigo, cosa, meno. Quindi chiaramente piano piano ho dovuto mettere a fuoco tutto quello che era quest'idea, però mi sono reso conto che la sanità era una parte di tutto il percorso, che si poteva prendere da tanti punti di vista, okay? Si poteva dare attenzione a tante cose, perché come hai detto tu subito, parlando di fisioterapia, ogni anno escono quanti fisioterapisti, Luca? Quasi 2500. Ok, quindi prima o poi non ci sarà più pazienti come dire, da dividere se non per qualcuno che fa qualcosa di diverso, ok? Quindi qualcuno che arriva alla persona diversamente, qualcuno che sa comunicare diversamente, qualcuno che dà più importanza, che dà molta importanza anche a quello che c'è intorno alla fisioterapia, ok? Fisioterapia come può essere la sanità, perché io ad oggi tutto quello che ho imparato, l'ho poi migliorato e in tutto questo percorso lo applico a tutte le attività, dalla chirurgia fino Certo. a qualsiasi Andrea, attività. spieghiamo il senso del buco del lettino perché altrimenti qualcuno che Ok. non sa la storia no, no, non Il capisce. buco, È il no, il senso buco, che. ok, No, spiego io. spiegalo tu, vai, Il vai. senso del buco del lettino era che praticamente l'idea di mettersi anche nei panni del paziente, cioè quando il paziente entra nella vostra struttura, voi sapete che sensazioni ha, cosa guarda, cosa vede, cosa gli arriva più che altro, no? Quindi per dire che se metti il buco nella testa del lettino, magari 99 persone su 100 vedono che il loro centro è sporco. E tu dici, ma l'ho pulito la sera prima. Ma metti il buco dentro, metti la testa dentro e ti rendi conto che in qualche angolo dove può guardare il paziente il centro è sporco e ricevi come dire, Una sensazione. ecco, è una sensazione che poi ti rimane. Magari rimane a 2 su 10, ma quei 2 su 10 oggi ci fanno fare la differenza. Ok? Quindi sono quei 2 su 10. Andrea, in quel caso noi parlavamo del fatto, abbiamo sempre premesso che dal punto di vista clinico bisogna essere ad alto livello e quindi È la la prima cosa che ho competenza è detto. al primo posto e la togliamo. E poi Senza c'è competenza non possiamo fare questo tipo di attività, cioè, senza dubbio, quindi questa la prendo. Io infatti quello che dico sempre ai miei collaboratori, non parlate con me di sanità, cioè se siamo qui io non sono un sanitario, voi siete sanitari, se siamo qui è perché voi per me siete bravi, avete degli ottimi feedback dai pazienti, avete avuto, quindi non mi parlate di sanità. Cioè, la prima cosa che dico sempre, quindi potete affrontare con me qualsiasi discorso, parliamo di strategia, parliamo di scelte, ma quando si parla di pazienti, io non ho mai parlato con i miei soci o collaboratori di pazienti. perché sei sicuro, sei sicuro delle loro competenze? Sono ragazzi che poi vediamo dopo che si aggiornano continuamente. Poi Bravissimo. vediamo anche come il percorso del marketing permette di migliorare le competenze. È qualcosa che sembra sempre slegato, ma in realtà parlando di marketing ethics, poi capiremo andando avanti come il marketing migliora gli aspetti. E può Esatto. migliorare gli aspetti clinici. E poi in quel discorso della testa nel buco abbiamo quella si chiama la custom experience, cioè l'esperienza del paziente che entra all'interno. In realtà l'esperienza inizia dall'approccio sul sito internet e arriva fino all'ingresso del centro, l'esperienza che vive con il front office, quindi noi delle segretarie, chiamiamo ormai office manager, fino poi a tutta l'esperienza che vive all'interno, quindi nei dettagli
proprio dell'esperienza che vive, che deve essere dal punto di vista clinico alta, ma anche dal punto di vista proprio degli ambienti, degli odori, delle modalità, della bellezza per gli occhi. È lì che si completa un percorso, e insieme a questo ci dobbiamo mettere, lo affronteremo oggi, anche l'aspetto comunicativo, sia come marketing sia come relazione diretta col paziente. Ed ecco lì che abbiamo il quadro completo e la visione che dicevamo all'inizio, diceva Andrea, la visione diversa della sanità, perché anche la Esatto. sanità fa vivere delle esperienze e noi le persone vivono le esperienze e dobbiamo crearle e lavorarci a 360 gradi e controllare ogni piccolo dettaglio. E poi com'è Esatto. andata, Andrea? E poi niente, è andata che praticamente, vabbè, il percorso è andato avanti, io ovviamente il contatto fra di noi è continuato perché poi ci siamo visti parecchie volte a Roma, io sono tornato anche in altri corsi da solo. Quindi insomma, con i vari contatti e quant'altro, io nel mentre comunque ho portato avanti la mia idea di sanità, di imprenditorialità a livello sanitario, insomma, comunque sono stati aperti in questi anni, dal 2013 quando sono partito, tre strutture di fisioterapie, tre strutture di fisioterapia, questo centro di medicina dello sport e cardiologia, un centro diagnostico con chirurgia e un poliambulatorio. E adesso, se Covid permettendo e Liguria permettendo, a brevissimo apriremo con altri soci anche una struttura a Spezia e una struttura importante nella provincia di Lucca, quindi a Lucca città. Okay. E qua poi per me, diciamo che la mia idea di imprenditorialità dal punto di estensione, per il momento è finita. Perché onestamente non è facile gestire tutto, anche perché sono tutte società diverse. Questa è una cosa che per me è importante strategicamente, ma è anche difficile da sostenere dal punto di vista umano, nel senso, E dello stress. sono anche l'unico che è andato via da Fisioterapia Italia con l'ambulanza. Volevo dirlo, se qualcuno è andato via da Fisioterapia Italia in ambulanza lo può scrivere, ma non penso che ce ne siano altri. Spieghiamolo. Dentro i tuoi centri sono all'interno del network Fisioterapia Italia e durante un incontro che è direzione marketing, che non lo trovate pubblicizzato per gli altri che non sono di Fisioterapia Italia, all'interno sono 3 giorni in cui ci riuniamo, parliamo di tecniche avanzate di marketing, eccetera. Siccome lui stava in un momento straordinario che era pieno, sostanzialmente diciamo, ha viaggiato la sera, insomma, mi ricordo che è arrivato un po', insomma, già Ero le due distrutto quando sofferenze. sono arrivato, ero distrutto dopo il primo giorno, ripeto, mi hanno portato via in ambulanza, erano le 5 di 5 e mezza di pomeriggio, insomma, è stata una bella Lo trambata stress anche perché, sì, anche perché sono entrato in va tenuto ospedale, sotto controllo. mi avevano diagnosticato qualsiasi cosa, chi passava diceva no, ma questo ha, e quindi la buttavano lì così, grazie a Dio avevo Michela Giovannelli che mi è stata praticamente vicino tutto il tempo, perché veramente è stata una giornata particolare. Comunque, tutto questo ovviamente adesso la mia idea è quella di fermarmi qui dal punto di vista, diciamo, di costruire, quindi facciamo queste due strutture, anche perché insomma tante società, tanti soci, 156 collaboratori. Quindi insomma sono numeri abbastanza importanti e adesso quello che voglio dedicarmi a fare, è far parlare, come dico io, far parlare le strutture, cioè mettere le strutture, le varie società e tutti i vari specialisti, ovviamente chi ha a cuore farlo, perché secondo me il cuore è la parte più importante di tutto questo lavoro, perché se non hai cuore per fare questo tipo di lavoro dove ti porta a impegnarti fuori dall'orario di lavoro, sabati, domeniche e quant'altro. È troppo, non ce la fai a farlo. E unirli in progetti, ok? Quindi andare a coprire una zona che va da La Spezia fino a Lucca, in questi 80 km, iniziare a costruire progetti unendo più strutture, più società, più idee, creando proprio delle vere e proprie nicchie di specializzazione, ma come dicevamo con Daniel, non nicchie verticali su una struttura, ma visto che io comunque sono l'amministratore di tutte queste strutture, fare nicchie orizzontali, prima di tutto per far parlare queste strutture a zona, perché la fortuna del nostro territorio è quello che è fatto
praticamente quasi a pettine, nel senso che hai i monti alle spalle e quindi poi ci sono le varie città una attaccata all'altra, e quindi con la formula del non facciamoci male, prendiamola così, e comunque col mettere insieme le attività, anche poi per dividersi i territori non è per niente difficile. Onestamente abbiamo, ecco, in questi anni, poi accanto a me mi sono messo comunque voi come consulenza, ho più persone che mi seguono, quindi anche perché comunque penso di avervi fatto i siti 3, 4, 5 volte, cioè ogni volta che tornavo da Roma rifacevo il sito, e quindi questo qui che quello che ci faceva i siti, secondo me non vedeva l'ora che io andassi a Roma. No, ma quando vai a Roma? Ecco, così perlomeno rifacciamo un po' di lavoro. Quindi ecco, però ad oggi Andrea, l'idea è scusa se ti questa. interrompo. Andrea, scusa se ti interrompo. Per capire agli altri, però sembra che facciamo cose strane. In realtà, noi utilizziamo molto spesso il sito come mappa delle attività, cioè nel senso, dal sito parte il progetto ed è veramente la mappa. Dopo diciamo, l'ampliamento, la profondità della comunicazione sulle varie specialistiche. Vanno attraverso il progetto sta sul sito, e quindi adesso, come vedete sul nuovo progetto, vedendo il sito si capisce qual è l'obiettivo e soprattutto quali sono le attività messe in campo. E quindi ogni volta che c'era un'idea nuova, lui ricambiava tutto, Andrea, ricambiavi il. Qualsiasi cosa. Noi comunque ad oggi siamo partiti, quindi abbiamo deciso di lanciare, anche se non abbiamo ancora aperto le due strutture, quella di Spezia e quella di Lucca, ma per il semplice fatto che c'è stata questa problematica appunto del coronavirus, c'è stata l'idea di lanciare la nostra prima nicchia di gruppo. E allora l'abbiamo innanzitutto, perché le cose non nascono mai così, dalla sera alla mattina. Diciamo che è un'idea che abbiamo partorito a Roma insieme a Daniel e insieme a Luca. In realtà eravamo seduti al tavolo per parlare di un'altra cosa, cioè avevamo creato un'ossatura per un altro progetto. Poi ovviamente i progetti, per farli andare, secondo me, un conto è che lo fai per la tua via, come dico io, un conto è che lo fai a carattere per 60-70 km. E quindi ti ci vogliono, devi analizzare prima di tutto gli impegni, i costi, l'impegno umano, che è quello che mi spaventa a volte di più, perché io, se sono arrivato fino a qui oggi, cioè grazie lo devo dire soprattutto ai miei soci che mi hanno dato fiducia e ai miei collaboratori, perché alla fine tutte le volte che non è, capisco che non è fa che non sia facile arrivare a casa magari la sera dopo che hai cenato, mettersi a scrivere l'articolo, mettersi a fare il post, mettersi a fare cioè è complicatissimo, e quindi grazie, ovviamente, cioè a me possono venire le idee in testa, ma poi cerco di farle andare bene, ma ho bisogno di loro che mi aiutano, e quindi li ringrazierò ovviamente sempre, soprattutto i miei soci. E questo progetto praticamente che avevamo pensato, in realtà dal mio punto di vista era molto forte, ma era, per come lo vedevo io, troppo dispendioso per questo momento. Quindi ho detto, partiamo da qualcosa di più piccolo, usiamo la stessa ossatura. Prendiamo una parte del corpo che ci piace, quindi fai un'analisi di tutte quelle che sono realmente le possibilità, perché non basta dire a me piace lavorare la spalla. Ok, Certo, anche a me piacciono certo. tante cose, però non le posso fare. E quindi abbiamo messo insieme, abbiamo parlato con i soci, abbiamo parlato con le strutture, abbiamo parlato con un medico che ha una testa, come dico io, molto imprenditoriale, perché se un medico fa il suo e poi esce all'ambulatorio, manco ti risponde al telefono, non gliene frega niente, se gli chiedi un favore non te lo fa, deve essere tutto portato semplicemente al quanto opera o quanto fa, non è il medico giusto. Però il medico che si perde a parlare, a riunire, a cenare con il gruppo, a magari scriverti l'articolo, farti il video, aiutarti a fare il sito, lì allora sai che sei sulla strada giusta. E questo progetto fatto con Daniele e Luca l'abbiamo traslato momentaneamente sulla spalla, sull'articolazione della spalla, e quindi è nata Spalla Clinic. Spalla Clinic, che praticamente par è partita adesso. In realtà il lancio di Spalla Clinic doveva essere a fine maggio, però era un momento particolare, c'era un po' di sconforto nei soci, ma soprattutto nei collaboratori. Volevo dare un segnale che comunque eravamo più forti di quello che poteva essere la situazione stessa, perché se no non saremmo stati qui e io non sarei stato qui. E
E quindi abbiamo lanciato questo progetto. Abbiamo lanciato con tre strutture, che sono Fisioterapia Forte dei Marmi, Fisioterapy e Fisiorehab 360, dove sono stati scelti i fisioterapisti dedicati a questo progetto. Sono state scelte, vabbè, noi abbiamo anche la clinica di appoggio per intervenire, abbiamo l'ortopedico, che in questo caso è il dottor Paolo Righi, che ci aiuta tantissimo in queste cose. Due dei nostri ambulatori sono diventati ambulatori Spalla Clinic. Okay, quindi abbiamo dedicato due nostri ambulatori a proprio ambulatori di visita, e adesso porteremo il progetto anche alla Spezia, a Lucca, e comunque a chi con noi vorrà condividere questa esperienza lavorativa. Veramente ci stiamo lavorando tanto, i ragazzi si stanno facendo il mazzo ancora di più per questa cosa qua. Infatti, penso che si stiano sdoppiando, o hanno trovato qualcuno che scrive per loro. Però ecco, siamo partiti, abbiamo già avuto degli ottimi riscontri. L'altro giorno, una soddisfazione, sono arrivati tre pazienti, che comunque non è facile in questo periodo, direttamente già dal sito Spalla Clinic, perché io sono nella mia gestione, sono maniaco anch'io dei numeri, quindi mi piace avere tutto sotto controllo, perché se no non puoi fare l'imprenditore sanitario, ma neanche della tua struttura, se non sai leggere i numeri, se non sai da dove arrivano i guadagni, se non sai cosa andare a migliorare, se no perdi soldi e basta, e spari sempre sul mucchio, poi non ti arriva nulla, ecco, non ti arriva nulla indietro. Invece così è tutto tracciato. Questo, le nostre collaboratrici segreteria, ogni giorno anche lì gli inventiamo qualcosa di nuovo. Oggi devi segnare questo, domani devi segnare questo, più quante volte vai in bagno. Cioè, quindi sono impazziscono con questi fogli gestionali. Poi sai, però abbiamo ovviamente l'idea, adesso la prossima settimana, l'11, lanceremo un nuovo progetto. Non so se lo possiamo dire, quello che avete Sì, visto l'altro giorno. come no. Ok, l'11 Certo. lanceremo un nuovo progetto, sempre di gruppo, che si chiama Fisioterapista Casa, e c'è già il sito, che dovrebbe essere già online. Fisioterapista casa, è semplice. L'idea, che ad oggi è difficile per un figlio o per una persona che ha comunque una mamma di 80-85 anni, dire la porto a fare fisioterapia. Ok, ora come ora ci sono 2000 pensieri, 2000 problemi, ma andrà lì, sarà sicuro, dove la portiamo? Ma anche persone che comunque in questo momento qui non è facile farle uscire di casa. Allora, secondo me, questo era il momento di far uscire un progetto importante. Perché, a parte che per me tutti i progetti sono importanti, perché alla base c'è un investimento importante umano e di capitale, okay? Quindi non facciamo uscire progetti tanto per farli uscire, perché sono solamente perdite di energie. E quindi qui cosa faremo? Abbiamo deciso di creare un'azienda a parte, per il semplice fatto che se no eravamo sempre noi che portavamo in giro la fisioterapia domiciliare, okay? Quindi abbiamo lanciato un brand che si chiama Fisioterapista Casa, che lanci un messaggio, cioè il messaggio che, oltre l'ottimo servizio di fisioterapia che verremo a fare a casa tua, portando anche le varie terapie strumentali all'occorrenza, ha preso la stessa importanza anche la prevenzione del lavoro domiciliare. Quindi ti spieghiamo come veniamo a casa, cosa utilizziamo, cioè perché ti devi fidare di noi, ok? Quindi cerchiamo di. Poi ovviamente c'è la nostra qualità di strutture, c'è la nostra faccia. Infatti, se vedi il sito internet, le due figure che sono di lancio del progetto sono Matteo Santoli e Jonathan Prosperi, che sono i nostri due fisioterapisti, diciamo, un po' più esperti come esperienza di età, tra virgolette, no? Quindi abbiamo voluto far uscire un progetto con la nostra faccia, con i nostri nomi, però che abbia tutta un'altra, chiamiamola, strada, che prenda. Quindi gli abbiamo dedicato il suo numero di telefono, il suo sito, la sua pagina Facebook, la sua segretaria. Abbiamo dedicato una segretaria a questo tipo di progetto. Cioè, i progetti o ci si crede o non ci si crede. E questo, diciamo, questa idea, intanto complimenti perché sei veramente produttivo, cioè nel senso poi alla fine le cose le scarichi a terra, questo tutti possono avere buone idee, ma metterle in pratica no, non è da tutti. E l'altra cosa, perché molti che ci seguono conoscono le nostre modalità. Altri invece no, e quindi nella testa di qualcuno, per far chiarezza, potrebbe arrivare l'idea, dice: ma anch'io tratto le spalle, oppure anch'io vado a domicilio. Però
Però non, signif non è questo. Quando parliamo di progetti nicchia, significa che dietro ci sono dei piani editoriali. Adesso parleremo con i ragazzi. C'è Esatto. un tipo di comunicazione studiata, c'è Io, Luca, un'organizzazione. oltre al piano editoriale, perché il piano editoriale poi è una forma di comunicazione, ma c'è il prodotto o il servizio? Cioè, il problema è che se non c'è il prodotto, e per prodotto intendo la qualità, non si può fare marketing, non si può fare marketing. Questo qua è uno dei problemi più grandi che incontriamo, perché molto spesso arrivano centri di fisioterapia o fisioterapisti che non sono di qualità e dice: ma perché io non funziono? Che faccio il sito? No, prima devi, c'è uno step prima, cioè imparare a fare qualcosa bene. È fondamentale. Se non c'è il prodotto o il servizio di qualità, non si può comunicare. Perché che cosa comunichi? Soprattutto in sanità. Dici delle bugie e non è nemmeno etico, in scienza e coscienza, raccontare delle frottole. Quindi spalla il Clinica. progetto, spalla clinica. Progetto di Andrea dietro a un contenuto. Adesso vi presenteremo anche le persone, i fisioterapisti che fanno parte di Spalla Clinic, che sono un livello di fisioterapia assolutamente alto, estremamente alto. Confermi, Luca? Cioè, stiamo parlando di professionisti che hanno fatto N.000 corsi post laurea, non hanno fatto il corso di fisioterapia e dopodiché dice: vabbè, ma devo fare marketing per far funzionare il mio centro. No, è gente che studia continuamente. Esatto. Infatti parlavamo con loro anche e abbiamo chiamato anche in diretta adesso Giuliano, che è entrato, Giuliano Mari, perché loro hanno capito quanto la comunicazione e il marketing sono importanti nella comunicazione col paziente, non di più, ma alla pari delle tecniche di fisioterapia. Poi vi racconteranno loro la loro storia, però per andare a specificare meglio questo progetto, che di solito noi creiamo all'interno di un centro delle nicchie, no, Luca? Cioè, all'interno un Certo. fisioterapista si specializza in qualcosa. Andrea ha fatto un lavoro diverso, ha detto prima, non abbiamo creato delle nicchie verticali, ma orizzontali. Che cosa significa? Significa che è andato a creare su più centri una specializzazione orizzontale. E questo qua, capite come è valoriale, perché riesce con un solo sito internet, con una sola comunicazione, a comunicare per diversi centri un'eccellenza. Ovviamente, come ha detto lui, hanno selezionato dei terapisti per quella nicchia, hanno selezionato dei medici per quella nicchia, addirittura una segretaria. E capite come quella persona ne saprà moltissimo di più dell'approccio terapeutico ad una spalla rispetto ad un'altra che invece gestisce spalla, ginocchio, schiena, elettromedicali, assicurazioni. Capite come è molto più profonda, diventa un'esperta di vendita di servizio dedicato a problematiche di spalla. È un progetto bellissimo, secondo me, questo qua. Grazie. No, un progetto bello e poi siete un bel gruppo perché adesso mentre dietro le quinte ci coordinavamo per questa diretta su chi far entrare prima, come introdurre gli argomenti, ho visto i ragazzi che veramente stanno sul pezzo, ma li vedi emotivamente coinvolti. Sei Molto. straordinario per questo. Non è gente che ti sei portata dietro forzandola, ma gente che si vede che hai creato anche da leader. Un gruppo che è motivato e lo fa con piacere perché ne parlavano a distanza. Si capiva qual è il loro progetto. Vogliamo introdurli? Vuoi aggiungere No, io qualcosa su penso questa parte, di aver Andrea? detto tutto, preferisco lasciare la parola a loro perché è giusto che parlino loro di questo progetto qui. Io ho spiegato solamente qual era l'ossatura di questo, del progetto che uscirà la prossima settimana, che poi ecco, oltre a fare fisioterapia domiciliare, chiaramente pian piano, una volta presa la mano, introdurremo magari un ortopedico che potrà venire anche a domicilio, introdurremo l'ecografista che può venire a domicilio, cioè verrà fuori una piccola azienda, chiamiamola così, che fa servizio a domicilio, ma ha tutto quello che le serve per creare un'eccellenza in quel tipo di campo, ok? Quindi se no era troppo facile dire fate anche fisioterapia domiciliare, sì, ce l'avete? Sì, nel sito c'è scritto fisioterapia domiciliare, quindi la fanno. Abbiamo proprio per ogni cosa cerchiamo di fare qualcosa di più specializzato e più mirato a quel tipo di cosa che andiamo poi Andrea, a trattare.
Spalla Clinic, c'è una domanda. Come hai fatto a trovare e scegliere i medici interessati a collaborare e non solo a fare le visite? Cioè, come hai fatto a trovare dei medici che volevano far parte del progetto? E quindi perché, come tutti, abbiamo difficoltà a relazionarci e a farli entrare all'interno delle nostre strutture in modo proattivo e non solo per fare le visite. Ma ascolta, allora, io come dico sempre, tutti i miei collaboratori, praticamente penso dal primo all'ultimo, me li sono scelti da solo perché è una scelta portata non tanto a sì, è bravo, lo prendo, non è bravo, non lo prendo, ok? È proprio un discorso di sedersi a un tavolo con lui, cercare di capire cosa gli piace, cosa non gli piace, ma qual è anche il suo obiettivo, ok? Quindi non nego che a volte dico ho speso più soldi in cene e in pranzi che ci andavo in vacanza alle Maldive 10 volte, però mi fa piacere magari sedermi con i collaboratori, con i medici, cercare di capire da loro cosa vogliono. Cioè, perché io dico sempre, se voi volete una cosa e che è nel campo sanitario, io ve la posso dare. Cioè, io parto da questo presupposto. Cioè, quindi io oggi ho possibilità e mezzi per potervi, tra virgolette, realizzare un vostro sogno. Chiaramente ci vuole la vostra voglia. Cioè, quindi se voi mi garantite che questo progetto si può fare, vi piace, c'è un'idea. Quindi noi avevamo in clinica Forte dei Marmi un medico molto bravo sulla spalla, uno dei migliori insieme a Porcellini, insieme comunque a Baudi e a Di Giacomo a livello italiano, che era Paolo Righi. Lui è molto forte a livello di Emilia-Romagna e aveva costituito insieme al dottor Baudi Spalla Online, che è questo gruppo di ortopedici che lavorano per Emilia-Romagna, Modena, Suzzara, quindi hanno anche cliniche ortopediche e quant'altro. Diciamo che con lui abbiamo intavolato un discorso, gli è piaciuto, era molto contento di aprirsi una sua strada e quindi un suo brand, un suo marchio dedicato a lui. E ovviamente abbiamo iniziato a fare tutti i discorsi del caso, abbiamo fatto una valutazione di questo tipo di progetto, dei costi, di quanto anche lui ci doveva mettere, perché secondo me per investire in un progetto, ok, secondo me è meglio sempre, cioè bisogna sempre investirci in due. Non basta dire io quando investo in un progetto voglio la sicurezza che questo progetto vada a buon fine. Cioè, se io e te ti dico Luca, facciamo questa cosa insieme. Sì, dai, va bene. Poi io magari sono lì, ci metto 20-30 mila euro su questo progetto, tu non ci metti niente, domani mattina la fidanzata ti dice: oh, dai, non ci andare più con Andrea che è antipatico, e tu mi lasci in mezzo alla strada con. Ok, quindi qualsiasi progetto si fa, io dico sempre che sia un socio, che sia un collaboratore, che dobbiamo esporci entrambi in questo progetto. Poi una volta che ci siamo esposti con la faccia e anche economicamente, poi non serve magari che due persone si pareggino la parte economica, però c'è un impegno della parte economica da parte del professionista, allora secondo me è la persona giusta. Poi ovviamente è ben voluto da tutti i fisioterapisti, si fa ben apprezzare. Quindi insomma, è iniziato questo circuito, tra virgolette, che ad oggi non ti nego che in un mese ci ha portato già un sacco di risultati dal punto di vista ortopedico. Ora lunedì iniziamo di nuovo a operare, quindi iniziamo anche di nuovo con gli interventi di spalla. E quindi ecco, questa è stata la scelta. Sul dottor Righi in questo caso, ma prossimamente ne entrerà anche un altro ortopedico con cui ho appuntamento con il dottor Righi prossimamente, e sempre con la stessa ottica, sempre con la stessa visione di come vediamo, di come vedo io la cosa, ecco. Certo. Cioè, se ci vuoi stare, ci devi mettere tutto. Non siamo qui, non Ottimo. è un ci mangiamo, cioè sei qui per prendere i pazienti, tanto poi alla fine quante volte succede così? Il medico viene, prende 3 pazienti e poi se ne fa. No, ci deve essere un lavoro. Lei coinvolti attivamente all'interno del progetto. Questa è la risposta a chi ci ha fatto la domanda. Ma a questo Coinvolti punto attivamente. andrei a Pino Iolo ci dice giustamente che Righi poi sta anche nel suo centro, che è Pino, sempre aspettami. un centro di Fisioterapia Italia che sta a Milazzo, Orice, Ma Pino che sta ci anche a sta Firenze guardando. ora, oh, sta vicino, è vicino a me. Sì. Pino è un altro fisioterapista e imprenditore della sanità che sta facendo delle cose importanti. Poi vedrete nel tempo, presenteremo anche lui. E a questo punto però farei entrare i ragazzi che sono, diciamo, la parte clinica del progetto.
e vogliamo fargli delle domande perché molto spesso i futuristi pensano che questi progetti si creino da solo, che basta un sito, una pagina Facebook o cose del genere, mentre dietro c'è tanto altro. E quindi, Daniel. Io esco, sto qua, vi sento. Ciao Matteo! Ci siete? Ciao a tutte e due, ciao ragazzi! Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, ciao. Allora, intanto benvenuti, ci avete Non vi ascoltato sento. naturalmente. Non ci senti? Ok, Ti senti, non Andrea? ci senti? Io sento, io Ok, io sento. no, Io non sento tu niente. senti? Ok, allora non ci senti, allora Quando adesso vedo, mi magari. faccio uscire, rientra. Ok, perfetto. È uscito perché a volte BeLive fa questi scherzi, si blocca il microfono. Adesso esce, rientra. Ok, però intanto io so quanto impegno c'è da parte dei fisioterapisti dietro a questi progetti. C'è la parte imprenditoriale che rende possibile questo, la parte organizzativa, c'è l'idea. C'è il progetto, però poi alla fine, sia con le società di web marketing che creano il sito, sia insomma con tutta l'equipe insieme. Ecco, sei tornato adesso, Matteo. Ci Buongiorno a senti? tutti, buongiorno. Sì, ciao. Dicevamo di quanto è bello tutto il progetto, di quanto la parte imprenditoriale è importante, la parte webmaster e comunicazione è importante, ma se non ci sono, sia da un punto di vista clinico, ok? Sia da un punto di vista di produzione dei contenuti, i fisioterapisti dietro, è difficile portarli avanti perché i contenuti, quando il progetto c'è, sono alla base di tutto. Io, da scrittore, sono un vostro collega come produttore di contenuti su Fisioterapia Italia. Abbiamo sempre, intanto, quanto tempo si dedica a questo. Quindi oggi la figura del fisioterapista, diciamo, rivoluzionario che va a comunicare il proprio valore alle persone che ne hanno bisogno, si basa anche sulla stesura, di contenuti di qualità. Contenuti di qualità che da una parte devono avere un tone of voice, un modo di scrivere dedicato al paziente, ma dall'altra parte, non devono dire inesattezze. Quindi, è difficile declinare poi la letteratura scientifica a tutto quello che è che possa capire un paziente. Quindi vi lascio la parola, iniziando da Matteo, poi a seguire su quanto impegno state generando al di là della vostra attività da fisioterapista per questo progetto. Allora, intanto lasciami ringraziare ovviamente te e Daniel. E già ti dico che parlare dopo Battelle è difficile, quindi già metto le mani avanti. Quindi la prossima volta parliamo prima noi. E poi, no, e poi non solo, perché Andrea ha detto di guardare la testa, cioè, di mettere la testa nel buco del lettino, ma tu gli hai detto questo a lui. Lui a noi ci ha detto questo e di guardare anche Io non sopra, sento niente. sopra il lettino. Quindi ora io ogni Sì. volta sono. No, dai, a parte gli scherzi. Allora, cioè alla base sicuramente per quanto mi riguarda, ma ovviamente posso parlare anche per Andrea Bianucci che poi parlerà lui, c'è sicuramente una grande voglia, un grande anche divertimento, cioè a lavorare insieme. Poi ovviamente abbiamo spesso delle visioni diverse, però pur avendo visioni diverse abbiamo un focus, comune. Personalmente mi è cambiato tanto il lavoro perché in una realtà dove lavoravo prima non davo praticamente importanza a tutto quello che è la parte divulgativa per il paziente, la parte di apprendimento per il paziente, quindi una parte anche che non riguarda strettamente la parte prettamente manuale. Okay? Io mi ricordo benissimo un detto di un allenatore calcistico che io ho una fede diversa, che diceva: se sai solo di calcio non sai di calcio. Questo era Mourinho. Ahimè, sono milanista, ma tanto questa la chiudo subito. E è proprio così, cioè se noi ci dedichiamo solamente a eseguire i trattamenti di 40 minuti, un'ora, ma non, diciamo, diamo importanza, un quadro è importante, l'importanza di un quadro è data anche dalla cornice, anzi, più delle volte, mio papà è architetto, me l'ha sempre detto quanto è importante la cornice. Quindi lavorare anche su tutto un aspetto di articoli, e qui il merito è di Andrea che ci ha insegnato questo, ovviamente,
ci fa apprezzare sicuramente tanta fatica, però ci fa apprezzare ancora di più il nostro lavoro. Poi ovviamente dobbiamo unire il connubio di fare ovviamente della qualità, perché quello che andiamo a dire ovviamente ha un impatto fondamentale sulla salute dei pazienti, pazienti che si fidano di noi. Quindi, oltre a fidarsi di noi da un punto di vista manuale, devono fidarsi anche per quello che scriviamo. Quindi sicuramente un grosso impegno, divertente, faticoso, però come dicesti giustamente bene te, non mi ricordo, qualche anno fa in un corso dove anch'io avevo tante difficoltà, tuttora ce l'ho, a scrivere, però tu Luca dicevi dovete scrivere, provare, riscrivere, provare, e effettivamente è così. Quindi ci siamo uniti, ci diamo diversi compiti anche all'interno degli articoli e poi insomma li uniamo e stiamo facendo diciamo un buon lavoro, ecco, un buon lavoro, rimaniamo sicuramente sempre umili. Vi faccio una domanda, faccio poi entrare in campo anche il tuo collega. Come riuscite a diciamo a conciliare i tempi tra impegni personali, famiglia e attività lavorativa? Allora, io sono già più la famiglia. Allora, io infatti sono divorziato, sono da quando sto con Andrea. Era la prima cosa, no? Zero famiglia, zero impegni. Esatto. No, ascolta, allora io ho anche una bimba piccola, insomma, e cerco di ritagliarmelo il tempo, ovviamente quando lei non c'è, quando lei sembrano cose banali, ma è così, quindi la sera quando va a letto io... Ma trovi, sembra, non lo so, non voglio farla troppo grande, però senti alle volte proprio la necessità di scrivere qualcosa. Cioè dal momento che tu sei il tuo lavoro, quindi metti anima e corpo, e se la mattina ti alzi alle 7:30 per andare in studio, esci alle 9, sacrifichi tutto e tutti, questo lavoro ha per te un'importanza fondamentale. L'importanza che ovviamente da imprenditore, quale mi reputo anch'io da quando conosco Andrea, ti fa alzare l'asticella su quelle che sono le responsabilità. E allora il tempo lo si trova. Ovviamente le 24 ore sono 24 per tutti, però bisogna dare delle priorità. E attualmente la priorità, oltre alla famiglia, ovviamente è il lavoro. Beh, sicuramente. Ci dai anche tu il tuo punto di vista, Andrea? Sì. Innanzitutto ciao a tutti. Sì, il mio punto di vista sicuramente è... La mia situazione personale è molto più facilitata nei confronti di Andrea. Più per poco. Ora vediamo, dai. Comunque sono convivo, però senza figli, ecco. Aveva un sacco di capelli quando l'ho conosciuto, Sì. Esatto, no. E non portava gli occhiali. Il tempo per scrivere, diciamo che se uno c'ha la voglia... E lo trova bene o male quasi sempre, nel senso che noi da fisioterapisti imprenditori, quando siamo in studio, diciamo che capita quasi sempre di avere dei momenti morti. Vuoi il paziente che a volte succede che ti dà buca, quindi c'hai magari quella mezz'ora, 45 minuti liberi per ricercare e scrivere di conseguenza, e se no ti porti, appunto, come ha già detto bene Matteo, ti porti il lavoro a casa, quindi la sera dopo cena e sicuramente il weekend. È un lavoro faticoso, devi avere comunque delle persone accanto che appunto capiscono, comprendono la cosa e che ti spalleggiano. Ecco, quello secondo me è una cosa fondamentale. E ragazzi, e poi una delle cose più importanti che vi dico adesso, che quello degli articoli è soltanto il primo livello, perché il livello successivo è quello dei video, che sapete benissimo che sono altrettanto importanti, anzi vanno a corredo dell'aspetto testuale, possono essere riutilizzati a seconda delle lunghezze e dei formati, sia sui diversi social come YouTube, Instagram, eccetera, rimessi su Facebook, quindi c'è tutto un percorso su come utilizzare poi i vari contenuti, e quindi anche mettersi davanti alla telecamera è qualcosa che non è facile, e il consiglio è come quello che vi ho dato all'inizio di scrivere, provate, perché mettersi all'inizio davanti al proprio telefonino sul cavalletto, spingere play e provare, poi magari ce le inviate e diamo dei feedback.
Su questo l'aspetto dei video diventerà sempre più importante e l'aspetto testuale del copy, di saper scrivere, perché io ho letto le vostre cose, adesso scrivete veramente, veramente bene, cioè nel senso che in questo modo i pazienti possono capire con facilità, perché l'obiettivo è dare informazioni di qualità che possono essere digerite, cioè il paziente deve capire e nei vostri testi oggi, che possono essere consigli, che possono essere aspetti anatomici, di fisiopatologia eccetera, il paziente capisce e da lì il paziente capisce la vostra competenza, perché se usiamo in generale parole troppo complesse rischiamo di non essere capiti, e se non veniamo capiti non veniamo considerati come esperti. Infatti uno dei miei insegnanti di marketing diceva che una delle caratteristiche della leadership è semplificare la realtà in base all'utente. Quindi quello che fate è un lavoro importante. Altra domanda che volevo farvi, quindi adesso siamo partiti dalla competenza, quindi l'organizzazione clinica, ok? Abbiamo già detto che parlare di qualcosa fa sì che tu debba studiare quella cosa, perché più la conosci più sei in grado di sintetizzarla e di renderla digeribile per il paziente. Questo qua fa sì anche che voi avete un'idea dei vostri corsi di formazione per il futuro, attuali, cioè senza andare alla ricerca sempre di qualcosa di specifico grazie alla visione generale del marketing, corretto? Sì. Avete in programma qualche corso particolare, insomma, che già di andare a fare, oppure qualcosa state lavorando, studiando qualcosa di particolare in questo periodo? Vado io. Io personalmente stavo, ovviamente situazione pre-Covid, ecco, stavo terminando il percorso con Giuliano Mari di PNL, e mi mancava l'ultimo seminario, se non sbaglio, e poi dopo, vabbè, è successo quel che è successo. E perché oltre, diciamo, alla parte più prettamente clinica e fisica, parliamone come ti pare, di spalla, penso che il paziente deve essere visto più come persona e non come lui è il tizio quello con l'instabilità o è il tizio con certo. Con la lesione. Andrea, mi hai bruciato la domanda successiva, perché partivamo clinica e comunicazione e marketing, e poi c'era l'aspetto col paziente, però andiamo subito su questo tema, perché in questo periodo, come già mi avevi detto anche in privato prima, la comunicazione fisioterapista paziente con dei percorsi di formazione ad hoc è stato, diciamo, l'ambito che vi ha in cui avete dedicato maggiore attenzione e che vi sta dando riscontri. Quindi ti rilascio la parola, ho un attimo ricontestualizzato il tutto. Certo, sì. Diciamo che ora io ho cominciato questo percorso appunto per caso, appunto a uno dei vostri corsi di fisioterapia Italia o Fisoforum un paio di anni fa, non mi ricordo precisamente quando. Sentì Giuliano parlare e effettivamente dissi io. Naturalmente, scusate, Giuliano, gli abbiamo mandato l'invito, c'è scritto vi ascolto, però se Daniel mi sente entra direttamente con noi. Magari mettiamo un attimo dietro Andrea e Battella e lo rivediamo subito. Quando entrare appena stabilizza il mezzo tecnico. È il mare, okay, Giuliano. Giuliano, devi togliere l'audio dell'ascolto che stai facendo su Facebook, girare il telefono e faccio... Andrea, ti tolgo il video, quindi Andrea mi senti? Battella? Sì. Ti tolgo il video per parli, nel caso in cui tu voglia intervenire si sente, ok? Ok. Ok, perfetto. Adesso quindi, ragazzi, Andrea e Matteo, abbiamo chiamato direttamente Giuliano, così ci interfacciamo e ci relazioniamo direttamente con lui. Giuliano, come mi sente? Detto,
Quindi in uno dei nostri incontri avete, diciamo, approfondito e conosciuto anche l'aspetto della comunicazione col paziente, che insomma gestiamo da tanto tempo con i corsi, in cui specialista è Giuliano, in questo caso, che avete quindi approcciato e iniziato corsi di programmazione neurolinguistica, corretto? Sì, io sto, mi manca l'ultimo seminario dell'ultima parte, quindi sì, esattamente quello. Quindi con tu hai Giuliano. Fatto già il base di PNL, il, eccolo sì. Giuliano, è arrivato. Quindi tu hai fatto già il base, hai fatto il practitioner e quindi stai facendo il master practitioner? Sto finendo il master practitioner, sì. Okay. Ciao a tutti, Giuliano. Ciao Luca, ciao Andrea, ciao Matteo, come state? Ciao Giuliano. Tutto bene, tutto bene. Giuliano, loro naturalmente in questo percorso, no? Che è un percorso poi alla fine che abbiamo preso da un punto di vista imprenditoriale, abbiamo parlato comunque dell'importanza dell'aspetto clinico, quindi prima della comunicazione marketing, dell'importanza della base dell'aspetto clinico, e giustamente loro dicono il passo in avanti che stiamo facendo, che sta cambiando il nostro approccio con il paziente, è anche la comunicazione che abbiamo con le persone, che non le vediamo più come insomma sono stati introdotti da te in questo ambito, e quindi anche hanno capito come la comunicazione è importante da tanti punti di vista, ma fa parte del percorso terapeutico. E quindi vai Giuliano. Guarda, dico solo una cosa. Ultimamente stavo riguardando degli studi sul placebo e in generale sui fattori contestuali. E si parla che in ogni trattamento riabilitativo noi possiamo andare in dosaggi che vanno al 50% anche al 60% dell'efficacia. Quindi, come a dire che i fattori contestuali hanno un ruolo maggiore sicuramente di quello che è l'effetto tecnico della terapia. Ora, la comunicazione secondo me va di là del concetto del fattore contestuale, perché il fattore contestuale è solo uno dei fattori della riabilitazione. Faccio un esempio. Il modo in cui comunico col paziente indubbiamente dà valore al fattore contestuale. Però la cosa che va detta è che come comunico dà valore anche alla terapia. In che senso? Per esempio, se io credo che come fattore sia importante un determinato esercizio per la mia spalla, la componente motivazionale di quel paziente passa attraverso una specifica comunicazione, e quindi la comunicazione di cui il fattore contestuale o effetto placebo, che si parla che arrivi al 50-60% in alcuni studi nei disagi muscoloscheletrici, è solo uno degli aspetti che può dare. E quindi nella sua trasversalità abbiamo una comunicazione che induce il placebo e posso dire è stato un po' l'oggetto del primo libro, se ti ricordi Luca, cioè era il concetto del cure and care coaching, attenzione che la comunicazione può curare e quindi che può avere un effetto terapeutico. Non solo, ma è anche l'amplificatore della nostra capacità tecnica, perché se in ogni terapia abbiamo fattori contestuali e terapia, mentre la terapia da sola c'ha la sua efficacia, e per carità anche il rituale terapeutico poi dà effetto placebo, però la comunicazione è la linea di congiunzione tra queste due forme di terapia. Per quale motivo? Perché io con le mie parole posso somministrare placebo e con le mie parole posso lavorare sulla componente motivazionale dell'esercizio terapeutico. E quindi in qualche modo il percorso che Andrea sta per terminare, Andrea, speriamo di finirlo a luglio, perché altrimenti dovremmo sforare non so quando a sto punto, visto che c'è una discreta incertezza di date. Però l'idea non è solo quindi comunicazione come capirci, è una comunicazione per indurre effetti terapeutici che vanno dalla motivazione all'esercizio, e sappiamo che oggi nei centri di fisioterapia ci stanno sempre meno lettini e sempre più esercizi per fare attrezzi, per utilizzare una metafora, e quindi stiamo passando da un concetto di hands on, cioè mobilizzare, manipolare, lavorare noi, a un concetto di hands off, dove è il paziente che deve fare. E Il trampolino di lancio dell'hands off, che è quello che ci viene richiesto in questo momento dalla bibliografia, qual è? È proprio la comunicazione in ambito motivazionale del paziente, per capire i suoi valori,
e per capire come utilizzare le nostre parole per motivare il paziente. Ecco, da questo punto di vista, penso che sia da questo punto di vista il mio percorso abbastanza trasversale, perché oltre a esserci tutto un background di PNL e tutto un background di ipnosi, però strizza proprio l'occhiolino alla fisioterapia, cioè quelle che sono le nostre necessità, perché altre cose, il compulsion blowout ad esempio, nonostante Andrea è arrivato quasi all'ultimo weekend, è una tecnica di cui non parlo perché in fisioterapia non trovo applicazione, mentre invece magari ho dedicato più tempo a delle tecniche che hanno un'effettiva efficacia nell'ambito fisioterapico. Ecco, questo Giuliano, è quanto. Giuliano, sì. come poi alla fine a me la vena di polemica viene sempre fuori. Cioè, a pensare che 10 anni fa, quando noi cominciamo a parlare di queste cose, che facevamo, ci stavamo formando per diventare insomma esperti di... 11 ormai, Luca, 11. 11 anni sono passati. È perché quando parlavamo di questo, era incinta di mio figlio. Quindi. E quindi in Italia non se ne parlava, le persone dicevano: a me la comunicazione non serve perché già sono empatico. questo è quello che dicevano. Perché... Perché però diciamo che in qualche modo era anche colpa nostra da comunicatori, perché non siamo riusciti subito a far capire la profondità dell'argomento. Però Luca, da questo punto di vista mi sento, tra virgolette, a posto di coscienza, perché in realtà era qualcosa di pioneristico che ancora noi stavamo digerendo, secondo me. Non avevamo neanche ancora noi capito le reali potenzialità. Ad esempio, come sapete, ultimamente spesso ho fatto dei webinar o comunque delle dirette qui su Disordine sul tema della resilienza, no? Ecco, la resilienza è anche un altro aspetto, perché valuta la possibilità, cioè la reazione del paziente al trauma. Come spesso al Master Andrea vedrà nel prossimo weekend, parleremo di ottimismo, dell'importanza dell'ottimismo nell'avere risultati e quindi come diventare più ottimisti. Questo perché dico tutte queste cose? Perché inizialmente, quando ci sono arrivate, secondo me anche noi non le avevamo digerite subito, Luca. E è un piatto, è un po' una cassera, uno di quei piatti che ci vuole tanto per digerirli, un po' pesantino. E quindi che succede? Che ancora oggi io rimurgino pensieri e riguardo appunti dei primi giorni per capire delle cose in più, perché è un argomento nuovo dove forse la storia è ancora da scrivere, e da questo punto di vista la mia prolificità nel fare un libro, ho giurato che era l'ultimo, poi siccome l'avevo dedicata a mia moglie e a mio figlio, quando mi è nata la figlia mi è toccato fare un altro libro per mettere in equilibrio la situazione, no? Ecco, diciamo, la nostra prolificità da questo punto di vista è anche per segnare un punto, perché in Italia non si può, cioè il primo libro dove si parla apertamente di ipnosi in fisioterapia è il mio, punto, cioè non è che ci sono altre situazioni. Io ho fatto il primo corso di ipnosi in fisioterapia, su questo non, cioè nel senso ho corso online in questo momento, ma ad esempio non esiste un testo che parla di ipnosi per fisioterapisti. Ecco, diciamo, cerchiamo anche di mettere dei punti saldi, perché fra 10 anni non vorrei qualcuno dicesse: l'abbiamo detto noi. Ma adesso, chiedendo ai ragazzi invece, come la comunicazione ha cambiato il vostro modo di lavorare e su che cosa sta facendo la differenza e qual è l'aspetto che notate, cioè qual è l'aspetto qualitativo che è più importante, che ha cambiato insomma il vostro approccio al paziente con la comunicazione? Chi vuole? Vate. Ma io, come prima abbiamo parlato, prima della diretta, a me cambiò letteralmente il modo di lavorare già tanti anni fa, quando conobbi Torstensen, che oltretutto avete avuto voi il privilegio, insomma, di chiamarlo come ospite, mi sembra l'anno scorso a Roma. Ovviamente noi l'abbiamo conosciuto al Master con Andrea e Luca Lombardi, l'altro nostro socio, al Master in Svizzera di fisioterapia muscoloscheletrica. E già lì a me mi cambiò un po' la visione, perché oltre all'aspetto prettamente di terapia manuale, appunto di esercizio, c'era tutto un aspetto più di coinvolgimento del paziente, un aspetto che io magari negli anni non è che avessi trascurato, però non gli davo tutta questa
forse tutta questa importanza ovviamente per colpa mia. Poi grazie a lui, grazie agli studi di, ovviamente, di Benedetti, grazie a Giuliano, abbiamo davvero, parlo come studio, insomma, abbiamo davvero messo al centro il paziente proprio su tutto. Tant'è vero che noi, quando ad esempio facciamo una visita, sì, ci focalizziamo ovviamente sulla problematica del paziente, ci mancherebbe, però a noi ci interessa sapere chi è il paziente, cosa fa, sapere che vita fa. Ovviamente ci sono pazienti che ti raccontano talmente tante cose che ti devi tappare le orecchie, perché dici, no, qui qualcuno c'ha il volume alto e c'è un ritorno, scusate ragazzi, c'è qualcuno che c'ha il volume alto della diretta e c'è un ritorno, controllate il secondo, prego Matteo. Sì. Mentre altri pazienti che hanno bisogno più di tempo per aprirsi e tutto, e queste differenze di pazienti che all'inizio magari io inconsciamente gli davo a loro la colpa di come si aprivano o non aprivano, poi ho visto che la colpa era mia, cioè come devo essere io il tramite per il quale gli devo mettere anche un ambiente di tranquillità, di serenità per aprirsi. E quindi sono venuti tutti quegli aspetti non prettamente di terapia manuale che mi hanno fatto lavorare sicuramente meglio. Ovviamente il discorso della PNL mi ha letteralmente rivoluzionato il lavoro. Io proprio ieri seguivo una diretta, l'ennesima, grazie a Dio, diretta di Giuliano, dove diceva una cosa banale, ma che ancora di più bisogna dargli peso, cioè diceva come già il fatturato, poi c'è Giuliano, mi può sicuramente confermare, già il fatturato può aumentare se noi andiamo a diminuire quelle che sono le nostre instabilità emotive e andiamo ad aumentare quelle che sono le estrovisità, cioè l'estroversione, il modo di fare rapport. Ora poi qui non è che parliamo di PNL, però effettivamente questo aspetto qui ha letteralmente cambiato il nostro modo di lavorare. Poi ovviamente siamo alla scrivania, facciamo dei bei discorsi, tranquillizziamo il paziente, li rivoluzioniamo un po' anche tante visioni tra virgolette catastrofiche che gli hanno messo con le risonanze, ad esempio, viene un esempio, però poi dopo dobbiamo avere delle competenze, perché se no sì, siamo bravi a comunicare, però poi alla fine della fiera siamo dei fisioterapisti, quindi dobbiamo essere bravi a prendere il paziente su tutti i punti di vista, però poi dopo il risultato ci vuole. Ovviamente il risultato, poi ne parlerà bene anche Andrea, il risultato per noi è fondamentale, ma soprattutto l'aspetto con la quale noi lo raggiungiamo, il risultato. Noi abbiamo ad esempio una cosa stupida che mi sono inventato io in studio, che è quello di mettere una lavagna dove spesso mettiamo anche delle frasi motivazionali. Ecco, alle volte ci sono i pazienti che ci ringraziano anche solo di questo, cioè arrivano magari che non sono motivati, che non hanno voglia, giustamente, perché ci sono dei giorni che piove, dei giorni che c'è il sole, ma alle volte basta davvero poco, noi ci mettiamo del nostro ovviamente, però basta davvero poco per portare già un sorriso al paziente, dopo è tutto più in discesa. Poi ovviamente ci vogliono le competenze, ci vuole lo studio, ci vuole gli aggiornamenti, ci vogliono le specializzazioni, perché siamo fisioterapisti. Poi assolutamente concordo con te, e poi grazie a questo percorso che avete iniziato si è aperto un mondo. Perché, ragazzi, perché come le competenze cliniche possono e devono essere migliorate, anche quelle comunicative hanno una profondità addirittura maggiore, perché da una parte le competenze cliniche le possiamo andare a prendere dagli esperti, ok? Anche certo, la terapia manuale, l'esercizio terapeutico stanno crescendo dal punto di vista delle evidenze, però abbiamo già una strada un po' più tracciata. Nell'ambito della comunicazione invece, noi ho assistito anche conferenze anche online di esperti, di fisioterapisti che si occupano anche di comunicazione, e tutti spiegano molto bene quanto è importante la comunicazione, ma tecniche poi di comunicazione efficace, persuasive, cambi importanti che riguardano il modo di pensare del paziente, lì un po' scarseggiano. La PNL è un ottimo strumento. Ne esistono anche degli altri che ricerchiamo, che Giuliano ricerca in continuazione. Comunque anche lì abbiamo una profondità e soprattutto un mondo tutto da scoprire, perché mentre per i corsi di terapia manuale e diciamo di manipolazioni vertebrali possono esistere tanti e diversi, ok, per quanto riguarda le tecniche di comunicazione del paziente ne esistono pochi o nessuno, cioè ad esclusione insomma dei presenti, che è tornato Giuliano adesso. Ed il bello, secondo me, sarà anche fare dei gruppi di confronto
su questi argomenti, perché voi magari vi occupate più di palla, sicuramente vi sarete trovati e vi troverete in condizioni di dover usare metafore diverse, di fare dei cambi di paradigma generale su quello che fa il paziente, e magari potete già voi diciamo trovare delle strade nuove, delle nuove modalità per uno specifico distretto rispetto a quello che sarà poi il cambio della terapia manuale e dell'esercizio terapeutico nei prossimi anni. Quindi il confronto rimarrà fondamentale per la crescita di tutti. Finisco un attimo, poi parla Andrea, ma infatti quello che dici Luca è giustissimo, perché come i libri, come dici tu, o anche i corsi, cioè ti insegnano giustamente a fare l'esercizio, a fare una tecnica, ma secondo noi non, cioè sappiamo capire, non ti insegna a fare il fisioterapista, cioè è qualcosa di più di un esercizio o di una, certo, di una tecnica manipolativa. Infatti Matteo, non so se avete seguito quella mia diretta disgraziata di sabato, no, di venerdì, primo maggio, diretta disgraziata perché è stata interrotta talmente tante volte, io ho problemi qui a casa col wifi e quindi interrotta talmente tante volte che poi non l'ho postata, quindi non l'ho salvata perché era tutto a tozzi e bocconi, e ho deciso poi, dico, magari faccio un seminario un'altra volta, la registro e la mettiamo come video. E portavo avanti quella diretta un concetto fondamentale che era non il sapere, non il saper fare, ma il saper essere, perché è sul saper essere che si gioca molto del nostro effetto terapeutico. Cioè la nostra non è una lista di esercizi, perché se no te la scarichi online, non è le estensioni di McKenzie come terapia manuale, perché se no te le fai da solo, ma il saper essere del fisioterapista che guida il paziente all'interno di un percorso di guarigione e quindi una competenza, una trasversalità di competenza. Cioè io spesso inizio dei miei corsi con una figura dell'homunculus del vecchio millennio, comunque degli ultimi 30 anni, in cui c'era un fisioterapista con una manona grossa e con una testa tutto sommato piccola, mentre invece oggi c'è un homunculus con una bocca molto sviluppata e si è ridimensionata leggermente la mano, perché è una nuova competenza del fisioterapista alla luce di quello che l'EBM ci ha voluto dire. Quindi perché dico sta cosa? Che abbiamo delle nuove competenze da dover acquisire che fanno ormai parte del background proprio del fisioterapista. Devono far parte, perché altrimenti, specie in questo momento dove la nostra professione sta andando più nell'esercizio terapeutico, probabilmente saremo ancora più abusivi di quanto non eravamo prima da parte di scienze motorie che magari comunicano meglio di noi. Questo è un primo punto. Quindi la comunicazione come asset allo stregua della, diciamo, della terapia manuale, dell'esercizio. E come giustamente dicevi te, mi piaceva questa idea, mi ha dato questo input nel concetto del saper essere fisioterapisti, che è qualcosa ancora di diverso, qualcosa ancora di più profondo secondo me, perché saper essere, abbiamo visto nel webinar, nella diretta che ho fatto venerdì 1 maggio, si parla che balla più o meno dal 7 al 12% di efficacia. Ora, mentre al ragazzino neolaureato forse un corso di terapia manuale gli insegna più a lavorare, quindi forse è più giusto iniziare con quello, anche se ho qualche dubbio, perché poi non è detto che gli metterà le mani addosso. A un terapista come magari noi, che qualche capello bianco, almeno io ce l'ho, Luca, o insomma qualcuno che ha già fatto un percorso e oggi si trova a voler incrementare del 7-10% la sua competenza, col saper fare è veramente difficile. Cioè io notavo, lo dissi forse 10 anni fa in un post, addirittura l'ho messo nel vecchio sito, feci delle curve che erano asintotiche, quindi salivano e poi diventavano orizzontali, salivano e diventavano orizzontali. A dire cosa? Che il primo corso ti dà una grandissima competenza, no? Il secondo pure ti fa crescere tanto, poi mano a mano tu investi sempre più soldi per ottenere sempre meno. Perché? Perché quando tu stai lavorando esclusivamente sull'aspetto bio della patologia, e poi la biologia quella è, e quindi lì ti fermi, mentre invece prendere la persona nella sua interezza per trattarla è in qualche modo una realizzazione del modello biopsicosociale di cui tutti quanti ne parliamo ai congressi, ma poi in realtà nella pratica spesso non facciamo nulla. Per esempio c'è una cosa interessante che dice, per esempio, l'effetto placebo funziona più sul percepito che non sul reale. Cioè che cosa vuol dire? Che il paziente riferisce meno disabilità, però se tu vieni a fare i test, che ne so, l'articolarità è la stessa. Questo è interessante, no? Noi dobbiamo, e il percepito è quello che rende soddisfatto il nostro paziente.
perché se tu dici cacchio ho fatto un lavorone, c'ha una spalla rigida, adesso arriva qua, ma lui continua a aver dolore perché era una fase calda di una capsulite, ora per dire un tema di cui voi siete più specialisti di me sicuramente, se lui il suo problema era il dolore, lui uscirà comunque scontento da quella fisioterapia. E in ambito accademico qualcuno ti avrebbe detto hai fatto una magia, però il paziente, che è quello che paga, esce scontento. E questo è importante da capire, perché nell'assessment dobbiamo continuamente fare una valutazione di quelli che sono gli obiettivi del paziente e eventualmente negoziarli su ciò che è giusto. Luca utilizzi sempre la metafora, dagli ciò che credono di volere, però poi dagli quello che gli serve effettivamente. Ecco, in qualche modo questo deve essere negoziato col paziente, perché ovviamente noi non è che dobbiamo imporre la cura perché sappiamo cosa è giusto per lui, ma dobbiamo, anche perché se noi facciamo una cosa di questo tipo, lui poi non partecipa, non è attivo, e quello è il fallimento di tutti i trattamenti hands off. Mentre invece noi vogliamo delle persone che quando escono dalla fisioterapia, siccome tu gli hai creato un mindset diverso, per 23 ore che non vengono, stiano facendo terapia da soli. È questa l'idea su cui dobbiamo lavorare, secondo me, che farà il futuro. E poi Giuliano, in questa fase, come al solito, noi siamo molto concentrati su quello che succede nei nostri studi. Allora adesso con questo progetto Spalla Clinic, naturalmente riflettiamo sempre sul paziente che viene in studio. Ma in questo periodo, l'abbiamo visto in una diretta precedente, ci abbiamo tutto il mondo, il nuovo mondo della teleriabilitazione, che già ha delle sue evidenze, dove la comunicazione è un fattore ancora più importante. E infatti il pensiero di questa mattina era di creare una nuova diretta proprio su quale debbano essere le skills e gli strumenti necessari per fare un buon lavoro di teleriabilitazione. Guarda Luca, mi sento di raccontare un fatto, e non so per quale ragione una persona mi contatta all'inizio del lockdown. Aveva una frattura di quinto metacarpo e io lo seguo online gratuitamente, ma non era ancora nostro paziente, quindi in qualche modo è stata proprio una cortesia. Mi richiama un paio di giorni fa, dice ti ricordi di me? Mo sono passati 2 mesi dall'inizio del lockdown, io l'avevo sentito i primi giorni. Ma detto, ah, sì, dico, mi ricordo, ti ho mandato i video di quello che devi fare. Sì, ti voglio dire che io sono stato in un centro di fisioterapia a Roma che è rimasto aperto. Dico, bene. Insomma, praticamente ha ricercato a me, che con il quale avevo avuto esclusivamente un rapporto online, e tra l'altro neanche di faccia, perché siccome era una mano, io ho messo il braccetto e gli facevo vedere gli esercizi che doveva fare per recuperare il dito, l'articolazione. Quindi questo ha ricercato me e non il terapista che l'ha trattato diverse volte offline, quindi di persona. Quindi è dimostrazione che la relazione anche online può diventare forte. I pazienti che ho seguito, io in particolar modo ho seguito 2 pazienti in questo periodo del lockdown, una spalla post-chirurgica, e mi ha dato l'ok per mettere il suo video online alla prima seduta offline, quindi posso metterlo sul sito e l'ho fatto registrare, una spalla che arriva qua dopo un mese, diciamo, di riabilitazione domestica fatta da sola, con degli esercizi che gli ho dati, classici esercizi, una persona anziana che ha fatto delle riprese bellissime, perché gli dicevo, neanche abbiamo fatto una teleriabilitazione, perché io gli mandavo i video degli esercizi e lei mi mandava il video di quando li faceva lei, di modo che, sai, così con questa tecnologia, si vede, non si vede, lo tieni, non lo tieni, per farlo facile ci siamo scambiati gli esercizi, e sta benissimo, è contentissima e soddisfattissima. Uguale un piatto tibiale fratturato, stessa identica storia. Quindi, come a dire, sì, sicuramente questo lockdown c'è un problema di lì. Il lockdown, dicevo, ci ha creato grossi problemi, però ci ha insegnato che magari esiste quelle barriere territoriali che ci siamo sempre creati, forse non ci sono. E se tu diventi il massimo esperto di riabilitazione della spalla online, magari non sei più lo specialista di Massa, di Viareggio o di Forte dei Marmi, ma diventi lo specialista italiano e, perché no, mondiale. Perché pensaci una cosa, se io fossi un fisioterapista, se fossi un paziente, ci sei? Ah, io mi sto aspettando per andare live, forse no. Se io dicevo, aspettiamo un attimino, mi sono perso. Giuliano, ti sentiamo, Giuliano. Giuliano, è tutto ok? È uscito.
Ok, no, perché non mi vedevo più. Allora dicevo, se io fossi una persona che vive all'estero, magari, e mi sono trasferito da poco, e per qualche ragione avessi un problema alla spalla, prima ancora di rivolgermi a una sanità straniera, mi rivolgerei a una sanità, tra virgolette, italiana. E quindi perché non fare consulti di riabilitazione nel mondo? Vi faccio un esempio, io ho un paziente che sta a Bruxelles. Bruxelles è una delle nazioni europee che c'è una sanità peggiore. E lui viene a Roma per fare terapia. Io mi trovo pure in difficoltà perché non penso di essere così bravo da meritare che venga da Bruxelles a Roma. Però lui viene perché lì non si fida. Immaginate come in questo modo il consulto di teleriabilitazione è un elemento potente. E quindi non abbiamo più solo la nicchia della tua zona. Ecco, state facendo Spalla Clinic? Potreste fare anche Spalla Clinic online. Meraviglioso. Okay. Diventare non, e quindi la vostra popolazione di pazienti sicuramente non è più la zona vostra che conosco bene perché spesso vengo a Sarzana, ma diventare l'Italia intera, se non altro. E questo è il paradigma, perché il concetto di globalizzazione è che se tu non vai, se gli altri vengono qua e ti vendono, che ne so, i cinesi ti vendono gli auricolari a 3 euro e distruggono il mercato locale, però se tu non riesci ad andare da loro col tuo prodotto di qualità EBM, con studi, con efficienza, essere i primi a organizzare un servizio di teleriabilitazione con i giusti con le giuste direttive. Ad esempio, quanto devi stare ora io ho improvvisato perché oggi non pensavo di dover andare in diretta, quindi sono organizzato così, almeno peggio col telefonino e col computer. Però immaginiamo, uno dovrebbe organizzare un set per la teleriabilitazione, perché se devi far vedere un esercizio lo devi mostrare bene, da dubbio a più angolazioni. Ad esempio, se il paziente non ha i pesi a casa, tu devi organizzarti per, che ne so, dire guarda, lo fai col pelato piuttosto che lo fai col barattolo di carne. Lì devi avere i barattoli di carne, il pelato, la bottiglia dell'acqua minerale per far vedere l'esercizio, perché così diventa tutto più realistico e così stai vicino a lui effettivamente, perché se tu gli dici guarda, devi prendere per questa cosa un'ercolina, dice ma io sto a fattere via a casa come un'ercolina, no, non si può. Invece tu devi già avere il set di esercizi pronto con la bottiglia d'acqua minerale, con il telecomando, con... e questo ti rende unico e questo fa sì che tu non è più la popolazione limitrofa. Noi consideriamo di solito che non so, un raggio di 10 km, in alcuni casi 20 km dalla tua abitazione, dal tuo studio, ma diventa l'Italia intera. L'Italia intera, che di quelli che dicono, per esempio, ho avuto tante persone in passato che dal sud sono venute a fare terapia a Roma perché magari avevano magari anche un appoggio, per carità, però perché dicevano non mi fido. Pensate oggi con un telefonino come questo sia possibile, con dei programmi di esercizi mirati, potrebbero essere anche, come abbiamo visto nella scorsa diretta, con dei software dedicati in cui fai scaricare l'app, tu lo visiti online e poi dici guarda devi fare questi esercizi, nel frattempo tua moglie ti riprende e io voglio guardare gli esercizi. Pensate che bello. E quindi questo progetto deve necessariamente trovare un'espansione maggiore. Certamente la vostra expertise oggi abbiamo capito, a parte alcune situazioni particolari di riabilitazione per cui ovviamente non possiamo, se devi toccare per forza, immagino, non so, se devi utilizzare una sonda biofeedback per un pavimento pelvico offline e online è un po' difficile, però tantissime riabilitazioni possono essere fatte in questo modo e non è detto che un domani non potrà essere fatto tutto così. Ad esempio ormai gli elettrocardiografi che possono fare l'alimentazione a distanza sono una realtà. Qui tu puoi fare un elettrocardiogramma, il cardiologo non c'è e in 15 minuti tu c'hai il referto, perché c'è una centrale operativa con dei cardiologi che vede quello che hai fatto e un domani potremmo avere i biofeedback fatti così, che online ci danno il valore e ci fanno monitorare. Questo potremmo essere anche noi che veicoleremo questa cosa alle aziende, queste necessità. E magari se tu sei il re del pavimento pelvico, diventerai il re del pavimento pelvico in tutta Italia. E allora questo momento di crisi, di riflessione, in cui abbiamo avuto tanto tempo per pensare, per migliorare, migliorarci, diventerà forse la più grossa benedizione che ci poteva capitare, perché tante volte avere tutto questo tempo a disposizione non è possibile. Stavolta ce lo siamo dovuti prendere per forza e quindi questo secondo me può farci fare la differenza. Questo per darvi un'idea, insomma. Io volevo... Volevo chiedervi a entrambi, Andrea e Matteo, di come appunto la specializzazione, quindi andare in una nicchia, vi sta migliorando come professionisti e come centro rispetto a quelle patologie. Cioè, se
La domanda è, io ne sono certo, perché già conosco probabilmente la risposta, perché ne abbiamo fatto ormai filosofia di vita, cioè il marketing in sanità non è dire lava più bianco, ma il marketing in sanità, no, perché quello no, Dash dice lava più bianco, ma bianco di che? Bianco è bianco. Mentre in sanità, come il marketing entra all'interno del prodotto? Prodotto terapeutico in questo caso. Cioè, che cosa sta accadendo? Che cosa sta accadendo da quando avete deciso di lanciare Spalla Clinic? Beh, sta accadendo che, vabbè, sicuramente prima facevamo già tutti i nostri corsi che ci potevano interessare in quel momento particolare del nostro percorso professionale. E da gennaio, ora Spalla Clinic, a dire la verità, è stato pensato un po' prima di gennaio. Sicuramente adesso ci stiamo formando sia come lettura, articoli, review, corsi di formazione, chi più ne ha più ne metta, solamente sulla spalla. Ovviamente non è facile, assolutamente non è facile, perché il tempo a disposizione è uguale per tutti, però ecco, ce la stiamo mettendo tutta. Ma, la formazione e la lettura di articoli, devo dire anche che viene automatica se uno vuole appunto tenere un blog. Forza, io devo aggiornare. Ragazzi, ho qualche problema di connessione. Appunto, come abbiamo già detto in precedenza, veritiere, in un formato che è una forma che ovviamente il paziente deve capire, cioè ci avrò il falegname, ci avrò chiunque davanti, però ecco, deve essere una cosa appunto che sia vera, non posso vendere, come avete detto voi prima, delle bugie, ecco. Se oggi io vi dicessi, ma quindi per fare marketing serve una campagna su Facebook? Beh, in questo caso risponde, in questo caso faccio la domanda ad Andrea, cioè che serve Facebook, Instagram, che serve Andrea? Fammi capire, cioè, voglio fare marketing. Che cosa serve, Battella. Sono lì, ok. No, perché ogni tanto mi fai apparire di mi fai uno scherzo, mi fai uscire. A noi ogni tanto qualcuno ci chiede: va bene, ma allora che cosa devo fare? Consigliami la campagna che devo fare, dimmi quale sito internet devo fare. Adesso io ti rifaccio la domanda a te, no? E ti chiedo: ma io sono un fisioterapista, che cosa mi consigli di fare? La campagna Facebook, Instagram, che devo fare? Post, quanti post a settimana? Anzi, la domanda più bella è: a che ora posto? È vero, ci sono degli orari più particolari. Allora, allora il discorso è questo qui, e chiaramente, come abbiamo detto, la fisioterapia va, cioè comunque quello che facciamo è comunicare un qualcosa, quindi la prima cosa da pensare è a chi dobbiamo comunicare, ok? Quindi noi dobbiamo pensare a chi dobbiamo comunicare. Io tante volte a loro gli dico, ora a loro due no, però a tanti altri, quando magari mi diverto per leggere gli articoli, magari leggo: sono un fisioterapista specializzato in questo, e io ogni tanto per scherzare dico: sti cazzi, e ora però cioè, cosa fai per il paziente, cioè per chi legge, cosa fai? Ok, allora a quel punto lì, allora, la prima cosa innanzitutto è cercare di capire per chi stiamo scrivendo, perché se stiamo scrivendo qualcosa per i colleghi è un conto, puoi dirgli anche che sei più simpatico te rispetto a lui o che hai studiato più di lui. Se stai scrivendo qualcosa per gli altri, devi fare innanzitutto trattare un argomento o comunicare un argomento fruibile a tutti i generi, che lo legga il falegname, il panettiere, il bianchino o comunque chi lo faccia, anche con una lettura morbida, cioè nel senso, arrivo a casa, apro Facebook, vedo un articolo che mi interessa, lo apro e deve essere semplice. Cioè, è più facile a volte comunicare il dolore al collo che non il dolore cervicale, con tutto quello che ne deriva, entrando nella tecnica più approfondita, ok? Quindi chiaramente, se vogliamo fare una comunicazione a un genere più ampio di persone, oggi il canale social, soprattutto Facebook, è quello più utilizzato
è quello più utilizzato in Italia, ce li hanno, ce l'hanno ormai, penso, due terzi della popolazione utilizza Facebook, e quindi è sicuramente più facile. Chiaramente bisogna fare articoli o comunque comunicazioni chiare, meglio se, come abbiamo detto prima, magari sono comunicazioni accompagnate da comunicazioni video, ok? Perché il video intrattiene di più, piace di più alla gente. Ecco, io quello che dico sempre a loro è ricordatevi che oggi la gente vuol sapere, vuol vedere prima che sapere, cioè vuol vedere dove la porti, vuol vedere cosa fai, chi sei, vuol vedere la tua faccia. Non usiamo facce di altri, metteteci le vostre facce, perché poi la gente... Poi, è vero che è difficile scrivere, Matteo e Andrea, no? Però quanto è più facile scrivere quando sai di cosa scrivere? Faccio meglio la domanda. Un conto è dire, faccio fisioterapia, domani cosa pubblico? Un conto è dire, sono il più bravo nella riabilitazione di spalla, domani cosa pubblico? Cioè, il posizionamento di mercato è quello che fa la differenza... sia nella formazione che nella specializzazione rispetto al paziente, come diceva appunto Andrea, che nella pubblicazione, perché io posso fare un piano editoriale sulla spalla, ma fare un piano editoriale sulla fisioterapia è un altro pianeta, è un'altra storia, è impossibile, no? Quindi il posizionamento di mercato è fondamentale, ed è quello che voi avete fatto ottimamente, andando a svincolare in modo orizzontale la nicchia da tutti quanti i centri, così che Spalla Clinic è un acceleratore per tutti quanti i centri del vostro gruppo. Certo. In questo caso è molto più facile pubblicare. È vero che è sempre difficile scrivere, perché scrivere un contenuto è difficile anche e soprattutto per chi non è giornalista. Certo. Perché è un lavoro pure quello, no? Ok? E quindi è molto difficile. E nessun giornalista, peraltro, può scrivere il contenuto della fisioterapia. Quindi è proprio una nuova competenza questa di scrivere dei contenuti per gli utenti, ma con una profondità comunque di contenuto fisioterapico. Quindi complimenti veramente, ragazzi. Dimmi, Andrea. Noi quello che facciamo, per esempio, oggi, da quando abbiamo fatto uscire Spalla Clinic, come da quando faremo uscire altre cose, ci siamo divisi il lavoro in quest'ottica qua, calcolando che ovviamente sono già diversi anni che stiamo dietro ad articoli, video e quant'altro. Ogni studio di fisioterapia pubblica, cioè scrive tutti i mesi 4 o 5 articoli che poi seguiranno 4 o 5 post, tutti sponsorizzati sia su Instagram che su Facebook. Ovviamente nessun centro scrive sulla spalla, ok? Questo perché? Perché gli articoli sulla spalla vengono tutti scritti per Spalla Clinic. Poi, gli articoli di Spalla Clinic come vengono scelti? Due, li seguiamo seguendo, tra virgolette, il mercato, quindi tutte le parole chiave che mensilmente, diciamo, le più ricercate. Ok, quindi due parole le seguiamo, diciamo, due argomenti li trattiamo dalle parole, dagli argomenti più ricercati. Gli altri due cerchiamo di trattare l'argomento spalla, perché poi quello è, nei diversi ambiti di interesse. Ora, questo, ho visto il piano editoriale di questo mese di maggio, per esempio Andrea ha fatto un bellissimo articolo sulla spalla nei lavori di fatica, quindi chi solleva, non lo so, negli operai, quindi che fanno lavori di fatica che non si possono fermare, perché dobbiamo anche metterci nei panni di... sarebbe troppo facile in Italia poter dire ogni tanto io mi fermo da oggi, non lavoro più e mi riposo 15 giorni. Quindi degli operai di fatica che magari fanno un lavoro, non si possono fermare, quindi consigli utili, okay, per come trattare questa problematica. Poi ne facciamo normalmente uno sportivo, in questo mese qui facciamo il portiere nel calcio e nel calcio a 5, portando esperienze anche personali, perché comunque uno dei nostri fisioterapisti è fisioterapista della Carrese Calcio, che è una squadra di Lega Pro, e quindi ecco, parliamo anche di argomenti, tra virgolette, ci dividiamo anche gli argomenti, si dividono gli argomenti in base anche a quello che è il loro interesse, che quali sono cose che comunque sanno un pochino di più, ok? E invece per quelli che riguarda le strutture, quindi i singoli centri di fisioterapia, puntiamo un articolo su una, chiamiamola piccola nicchia interna, che però ad oggi non abbiamo ancora detto ok, puntiamo su quello. Esempio banale, su Forte dei Marmi lavoriamo tanto sul neurologico, quindi tutti i mesi facciamo un articolo su qualcosa di neurologico. Abbiamo i bambini e quindi comunque trattiamo l'argomento bambini,
cioè cerchiamo di sviluppare degli argomenti in base a quello che è il nostro servizio interno, in modo che poi alla fine anche con questi articoli si potranno fare anche dei piccoli ebook da dare ai pazienti o delle raccolte da poter far girare. Grazie, grazie di questa condivisione. Penso che è molto importante per tutti quante le persone che ci stanno seguendo e per chi vedrà questo video successivamente. E vai Matteo. Una cosa velocissima, questo lavoro anche di scrittura ci ha dato molta visibilità e anche conoscenza e apprezzamento anche dalla categoria appunto degli ortopedici, cioè noi una nostra vittoria personale anche è stata quella di instaurare con il dottor Righi davvero un gioco di squadra davvero a incastro, cioè lui sa perfettamente la nostra metodologia di lavoro, sa perfettamente cosa facciamo, quindi lui manda un paziente che ha visitato lui da noi, ma non, cioè si fida ciecamente di quello che facciamo. Ovviamente c'è un interscambio continuo che va dall'email al WhatsApp alla telefonata alla cena, come dice Pattella, però ecco, ci ha dato credibilità anche in una categoria, e mi riferisco anche a tutti i colleghi che ci seguono, che alle volte con la quale alle volte è difficile alle volte entrare in contatto. Noi ad esempio abbiamo fatto anche un grosso lavoro su tutti i medici di base, perché conoscono magari la figura del fisioterapista, ma non hanno, senza voler offendere nessuno, non hanno idea di cosa facciamo, cioè non siamo tre serie da 10 con elastico e basta, questo è il concetto. Quindi con Righi, col professore, col dottor Righi, noi abbiamo avuto sicuramente anche siamo entrati rispetto ad altri fisioterapisti che collaborano con lui, perché lui non è che collabora diciamo solo con noi, da oggi sì, da quando c'è il progetto spero proprio di sì, però ci ha dato ancora di più autorità, questo sì. Oltre, e questo ricollegandomi alla domanda che facevi te, ci mette ancora di più noi in prima linea, ancora di più in trincea, pronti tra virgolette a entrare in battaglia, questo sì, capito. E poi so che anche diverse testate giornalistiche comunque stanno iniziando a interessarsi a voi, giusto Andrea? Radio, perché ragazzi, io non dico a voi che siete con me, a Matteo, Andrea, ma dico a tutti quelli che ci ascoltano, che ancora hanno intrapreso questo percorso, il nostro mantra è che fare tutto questo è estremamente difficile, perché se fosse facile l'avrebbero fatto tutti, ma quando fai le cose difficili fai la differenza, e quindi quando fai le cose difficili ci riesci, perché metti un impegno sopra a quello che mettono gli altri, perché è un impegno più importante di applicazione, abbiamo detto, applicazione terapeutica e quindi di studi, di imparare delle tecniche di comunicazione personali, più tutto quanto il business e quindi tutta quanta la strategia di marketing che c'è legata dietro. Ragazzi, stiamo parlando di la vetta della piramide. Dimmi Andrea. Allora, sicuramente io dico sempre la fisioterapia è l'attività, io la vedo ovviamente sempre dal punto di vista ovviamente imprenditoriale, ma soprattutto umano con loro, è l'attività dove mi diverto di più, perché c'è una disponibilità umana e una voglia di crescere di chi ne fa parte importante. Cioè, non dimentichiamo che comunque, come dice lui, ad oggi abbiamo ottimi rapporti con i medici, che prima pensavano facessi soltanto i massaggi, cioè fisioterapia, ah sì, fai massaggi? No, i massaggi penso che sia ormai una delle poche cose, cioè quasi non più chieste, nel senso che alla fine si fidano, ti mandano il paziente, sanno come lavori, vogliono, anzi si interessano di come lavori, ma anche dallo stesso punto di vista della comunicazione, dell'ascolto che hai, no? Di quello che si sta facendo, perché ho visto sì, ieri Jonathan, un nostro collaboratore, non mio socio e socio di Spalla Clinica, ha fatto un'intervista con Rai News 24 dove ha raccontato il progetto di Spalla Clinic, ma vedo anche tanti altri colleghi, per cui io, Roberto Gugolatti, ho visto un articolo l'altro giorno, sicuramente ci sta seguendo, che comunque il giornale si è interessato per tutto il lavoro che ha fatto nel momento comunque di difficile per il territorio. Cosimo Capone, che si è impegnato, penso si sia fatto in quattro per distribuire mascherine alla città di Cesena. Cioè, si vede da questa categoria un impegno diverso rispetto a quello che si vede dalle altre categorie, che magari sono più agiate magari perché dicono, pensano di avere un titolo, e quindi basta avere un titolo per sedersi e dire ok, io faccio le mie visite, poi non me ne frega niente, faccio tre interventi, ciao. Cioè, da questa categoria c'è una forma di impegno
che poi basta vedere, ti ripeto, tutti i collaboratori, poi sicuramente anche quello che ci è stato passato, questo lo voglio, voglio essere onesto, perché tutto quello che ci è stato passato dentro questo gruppo, dentro questa, questa realtà che abbiamo iniziato a frequentare, chi da più, chi da meno, che è quella del, del gruppo, ovviamente adesso si chiama Fisioterapia Italia, prima non si chiamava Fisioterapia Italia, sicuramente ha dato un imprinting in più a quello che è l'impegno delle, dei fisioterapisti, delle figure che ne fanno parte, che si stanno sbattendo, si ritrovano e si rinnovano anche in cose diverse, in cose particolari, si, come dire, si specializzano in attività. Ecco, questa cosa qui ad oggi viene, viene notata, insomma qualcuno prima o poi lo doveva notare che c'era questa differenza, ok? Sempre disponibili, sempre attenti, c'è chi ha voglia di, ma potrei citarne tantissimi, vedo cose interessanti anche da Angius con il discorso del CrossFit. L'obiettivo di Fisioterapia Italia e di tutti quanti quelli che come te, come voi, stanno facendo del proprio meglio è quello di alzare il brand della fisioterapia, cioè far passare nell'idea delle, delle persone in Italia che la fisioterapia non è più quella che probabilmente era 10 anni fa, ma che i fisioterapisti sono dei professionisti di altissimo livello, quelli che lo sono, perché ci sono alcuni che magari lo sono, ma quelli che lo sono professionisti di altissimo livello, e quindi alzare tutto il brand della fisioterapia grazie a quelli che come, come voi si stanno facendo veramente in quattro, sia dal punto di vista della strategia del marketing e del business, che dal punto di vista del, delle competenze personali che vanno al di là delle competenze anche tecniche che sono molto alte. Quindi vi ringrazio per questa diretta, noi siamo contentissimi di ospitare, abbiamo ospitato, la cosa bella poi che abbiamo ospitato ad oggi, no? Diverse realtà che sono veramente tutte diverse, cioè nessuno ha creato la stessa cosa, ognuno sta creando qualcosa di diverso, avendo successo, ma diverso dagli altri. Questo qua è bellissimo, cioè non stiamo creando dei cloni, cioè tutti quanti voi non state facendo delle cose simili agli altri, ognuno sta facendo delle cose diverse, questo è bellissimo, quindi io ringrazio. Ma perché in realtà non state, posso dire una cosa a vostro favore, non state imponendo un'idea, cioè state raccontando, quindi state indirizzando delle persone che hanno voglia di essere indirizzate, perché ci vuole voglia per fare queste cose, a tirar fuori le loro competenze, le loro qualità, nel, magari avendo quell'idea in più, perché io dico sempre che se l'ho fatto a destra, sicuramente chi è a sinistra con me lo guadagna anche di quello, perché la prima struttura che ho fatto, e ogni tanto lo racconto, ho speso quanto, ora si parla di spese, ho speso quanto fare le ultime tre, perché mi sono preso una fregatina da quella parte, una fregatina dall'altra, magari ho sbagliato a fare qualche cosa, quindi tutti hanno, e quindi più uno va avanti, più una esperienza chiaramente mette insieme tutte le cose, ha voglia e viene fuori qualcosa di interessante. Ti ripeto, nessuno di noi vedo che abbia ha fatto la stessa cosa, tutti si sono specializzati, abbiano puntato in cose diverse, però penso che ad oggi la figura del fisioterapista, e questo è un merito, non sia più solamente faccio 550 corsi, tutti gli 2000 terapie manuali, ci vuole quello, perché senza competenza, come dico anche a loro, non si va da nessuna parte, cioè il primo feedback lo dà il paziente, cioè quindi il primo risultato nostro, l'obiettivo è sempre il paziente. Sei bloccato Andrea? No, ecco, ci sono, okay. Però poi dopo voi siete in grado di fare cose ovviamente che, come si dice, che altre persone non fanno, ma ne potrei descrivere tantissimi. Maurizio Radi ha portato in bicicletta mezza Italia in questo Covid-19 qua, quindi potrei... Andrea, saluto Andrea Vianucci e Matteo, vi ringrazio, così faccio rientrare Luca, sì. Che è riuscito a rientrare, grazie mille. Un saluto grazie a voi ragazzi. Un saluto e un abbraccio anche a tutti i colleghi da domani, mi raccomando, forza e coraggio, attenzione, ma forza che ce la facciamo. Ciao a tutti. Ciao Matteo, ciao Andrea. Ciao, grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Allora, ti facciamo entrare Luca che ha recuperato la rete, eccolo qua. È il sole. Ragazzi, la diretta più lunga della storia, non so quant'è che siamo in diretta. Non lo so, non però so neanche ore sono. Aspetta che Luca, eccoti qua, eccoti, vai Luca, sono le 6. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, lontanino ma ti sentiamo. Scusate perché purtroppo la linea a casa è morta, sono uscito fuori in giardino perché sotto non prendeva, e quindi un saluto tutto, grazie Andrea, grazie ai tuoi ragazzi,
io mi congedo perché sicuramente si sentirà male da qui. Daniel, ci sentiamo tra poco. Grazie a tutti, un saluto. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Grande Andrea. Ci aggiorniamo le prossime aperture, quando riaprirai le prossime, poi facciamo un'altra diretta. Ciao. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao. Ciao.